Attimo, ragazzi, scusate. Adesso se ne occuperà la polizia. Anche qui è tutto in ordine. Grazie per aver ripristinato il sistema. Non dirò a nessuno della tua intrusione, ma se ti scoprono, io non ne sapevo nulla. Non so di cosa parli. Se non ti spiace, ora dovrei eliminare i miei selfie dai server del sistema anticrimine. Costume di Stark. Yuri, questo cantiere è più fasullo degli orologi che vendono a Times Square. Non ho prove per chiedere un mandato. Se entri, sarai solo. Non sarebbe una novità. Ho tutto il rispetto per il boss. Ci come sei. Ma puoi dire una cosa del genere senza mancare? Scusate ragazzi. Si va,
Finisce. Ma ho una scorta di calci anche per voi! Eccone altri. Fisk non è qui, avreste potuto svignarvela. Sono in vena di massacro. Potevate arrivare a bordo di un'auto da clown! Impedito!
intero quartiere sistemato. Yuri, qui ho un carico di criminali inoffensivi e sostanze stupefacenti già impacchettati e pronti per te. Ottimo, la considererò una soffiata anonima. Perfetto. Già espresso gravi preoccupazioni per il sistema anticrimine e le onnipresenti torri della polizia. Queste misure mettono a rischio le libertà civili, ma almeno hanno l'intenzione di combattere l'illegalità. Tuttavia, come sostengono vari testimoni, Spider-Man ha cercato di sabotare quelle stesse torri. Se mi seguite da tempo, penserete che voglia disattivarle per commettere impunemente i suoi crimini, ma il ragno non è un furfante come gli altri, è la minaccia suprema, un maestro di Kung Fu sempre due passi avanti. Di conseguenza credo che abbia violato la rete per spiare tutti noi. Come potete difendervi? Ascoltate il mio programma sempre e comunque. Se davvero vuole spiarci, deve capire che gli stiamo alle costole. Grazie a me, seguitemi! Master Kung. Il caro vecchio Empire State. Amo questa città. Scattiamo una foto. Perfetta. La mappa dovrebbe essere ricalibrata. Da quando ho lasciato il Bugle fotografo poco. Ammetto che mi mancava. Devo fotografare altri luoghi simbolici. Signor Lee. Sì? Peter, sono Martin Lee. Volevo solo dirti che ci serve altro tempo per la festa di May. Temo che il fattorino con la torta sia bloccato nel traffico. No, oh, nessun problema. Mi avvisi quando è pronto, la raggiungerò subito. Perfetto, a dopo. Perfetto, qualche minuto libero. Vediamo cosa succede in città. We got this, Spider-Man. Thanks anyway.
Buona. Signor Lee? Peter, siamo pronti per la festa. Vieni quando vuoi. Bene, arrivo subito. Questo spider tracciatore non è mai stato abbastanza potente, ma ho adattato la tecnologia alle mie trappole di ragnatela, che si sono rivelate utili. Quei tre. Poi la missione principale. Ragazzi, ok? Eccellente. Questa la teniamo. Oh, oddio! Oh, è bello vedere. Salve, signor Magis. Grazie per l'affitto. Signor Parker, questo è il mio terzo e ultimo avvertimento. La procedura di sfratto. Aspetti, aspetti, mi pagheranno tra qualche giorno, posso... Ah. La procedura di sfratto sarà avviata venerdì, a meno che non paghi l'affitto entro sera. Buona giornata. Sì, buona giornata. Rhino mi avrebbe ucciso se non gli avessi scheggiato il corno per risalire al materiale del suo costume. E anche così sconfiggerlo non è stato facile, ho mal di schiena solo a pensarci. Quando MJ e io abbiamo richiesto questo mutuo, pensavo saremmo andati a vivere insieme. Invece ci siamo lasciati. A volte sono quasi prevedibile. Thank you.
E vai. Che bella. Ti credo. Questo e poi va. Ehi, teppista mascherato, mio fratello lavorava per te. Vuole di perfetta. Ora andiamo alla bella MJ. Dove ho lasciato la borsa? Un minuto arrivo. Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Scusate ragazzi, un minuto. Consegnato la documentazione ieri. È due mesi che sono pulito. È finito. Oh, no, non ancora. Ciao Peter.
posso sistemare queste scarpe. Non è ora di cambiarle. I senza tetto tra i veterani sono in diminuzione, ma sono ancora troppi. Per fortuna se ne sta occupando il mio amico Flash Thompson. Molte grandi aziende stanno contribuendo. Offrono opportunità di lavoro o di formazione. Vedo purtroppo la Oscorp non è tra questi. Non mi sentivo sicura nell'altro rifugio. Qui, invece, non ho mai avuto problemi. C'è sempre chi si prende cura di noi. Non mi fermo più. No, non credo spegnavo. E questo è il spagnolo della morte. Cosa mi c'è per me? Diamola a cuor leggero. Sì, d'accordo. Ma l'anello lo voglio lo stesso. Avessi i superpoteri, di sicuro non combatterei il Kree. Sarei una star della TV. Oh, io mi darei al wrestling. Farei faville. Oggi sarà una splendida giornata. Non posso aspettarmi. È lì che ti becca. Vedi, grazie della dritta. Mi hanno assunto. Grande, congratulazioni. Forse dovrei cercarmi un lavoro. Non pagano molto, ma è un lavoro. Zia May non voleva disfarsi dei vecchi abiti dello zio Ben. È come se lui la proteggesse ancora. Come vorrei avere una carrozzina elettrica? Queste sono giuste. As of this morning, most streets have been cleared and reopened for you. Ah, Peter, sto leggendo un giallo che potrebbe piacerti. Grazie, dopo ne parliamo. Il mondo sta andando a rotoli. Quell'assistente sociale carina era di nuovo qui oggi. Vuoi conoscerla, te la presento. Hey, Peter.
Ehi, come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Fagli il test per la demenza, Pete, perché lo sto stracciando. Beh, l'importante è divertirsi, no? Ah, mi diverto un mondo a bastonarlo. Nei tuoi sogni, svitata. Vuoi giocare, Pete? Nocciolina che vince. No, 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 no. La posta è troppo alta per me. Continuate pure. Non mi hanno più chiamato per quel lavoro. Peter, hai saputo? May mi ha aiutato a trovare un lavoro. È meraviglioso. Passavo di qui. Scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter, sei nei guai forse? Ti servono soldi? No, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? No, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme, lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow. Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmi? Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. May è orgogliosa della sua fiducia. E la merita. Non avrei fondato altri centri se lei non avesse gestito bene questo. Ogni volta che mi serve un'iniezione di ottimismo è sufficiente venire qui. Mi rincuora. Russi come un bufalo d'acqua. Mi sorprende che tu sappia come russo
questo bufalo d'acqua. Ha preso le medicine. Ho l'impressione che non sia un fan del sindaco. La sua nuova New York non ha posto per la nostra gente. Sei amico del figlio, immagino sia una persona per bene. Allora, come vuoi festeggiare? Servendo cibo ai tavoli, richiedendo sussidi e organizzando corsi formativi. Io festeggio così, lo sai. Ah, sembravo un idiota. Beh, attraversiamo tutti in quella fase. Sì, adoravo i cavalli, come tutti i bambini. Zia May dovrebbe toglierne qualcuna. È imbarazzante. No, non era un artista. Ma a zia May piacciono. Se tutti avessero una madre come me, il mondo sarebbe un posto migliore. Sei indietro con l'affitto, Peter. Nulla di drammatico. Mi pagheranno a breve, salderò tutto. Non ti vedo più con Mary Jane. Scendo con l'altra, la ragazza più vecchia? Oh, Felicia? Non è molto più vecchia. Comunque no, con lei non ha funzionato. Non ho tempo per una relazione.